Hadouken! Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio pilota di Quante ne sai, e l'abbiamo basato sulla Disney, a tema Disney. Vediamo un po' però cosa ne uscirà fuori. Episodio pilota, quindi non so nemmeno io cosa farò, quindi concorrente di questo gioco, la meravigliosa Saretta. Buonasera. L'ho voluto dire più basso e sensuale possibile, però faccio schifo, me ne vado. Allora. Sì, si sente a posto. Sono ultimi controlli tecnici. Ok, allora. Spieghiamo un po' il gioco. Qual è? 15 domande a tema Disney. Non c'è un limite di tempo alle domande, però siamo un po' umani nel tempo, nel tempo di risposta. Altrimenti qui veramente facciamo chi vuole essere milionario, facciamo tre puntate su una domanda, mi pare un po' assurdo. È solamente la somma delle risposte esatte, che scopriremo ovviamente nel finale. Allora, ho un commento. Allora, il controllo tecnico errato porta all'oscurità. Perché queste frasi da King of Mars? Perché? Ok. È giusto, siamo a tema Disney. Allora, precisiamo perché a tema Disney stasera. Perché Sara ha detto, no, facciamo a tema Disney perché altrimenti non ne azzecco una. Va bene, ok. Lei ha scelto il genere e io ho scelto un po' le domande da bastardo che farò. Non indovinerai nemmeno una, va bene? Sicuro, va a finire così, sicuro. Allora, già è un sostenitore in chat, va bene? Io sostengo Sara, sta scritto. Sì. Yeah. Allora, noi ci spostiamo un po' più sopra. Ci spostiamo un po' più sopra e arriva la prima domanda. Ok. Un attimo che si è tutto bloccato qui. Perfetto. Allora, la prima domanda. Come si chiama? Non fammi ripetere le 100 domande, ok? Allora. Io devo visualizzare. Dove le vedo le vedi? No, altrimenti devi o seguire su Twitch per vedere la schermata, oppure ti ricordi un po' quello che dico. Cioè un po'. Ok. Prova a ricordare, se non mi ricordo di più. Prestiamo un po' attenzione a questo povero conduttore di questo nuovo format liveistico. Ma le debate faccio ripetere, così faccio sforzare un po' la voce. Perché? Perché nessuno dice a Jerry Scotti o a Bonolis di ripetere le domande, e io invece devo ripetere. È vero che sei carina, però la pazienza ha un limite. Allora, la prima domanda di stasera è questa: come si chiamano i genitori di Simba? A. Mufasa e Zira. B. Mufasa e Sarabi. C. Mufasa e Serafina. D. Mufasa e Vitani. Vado? Sì. Ma devo dire proprio la risposta o A, B, C, D? Mi puoi dire direttamente la risposta oppure direttamente A, B, C, come vuoi. L'importante è che mi dai una risposta. Allora, se non vado errato, dovrebbero essere Mufasa e Sarabi. Perché l'hai indovinata? Perché? Ma potevi sbagliare o no? Ma tu ce le viste quelle che potevo trarre in inganno, ma non ci sono cascata. Ok. Non ho voluto nemmeno mettere
degli effetti sonori, non ho voluto mettere niente perché è episodio pilota. Niente. Vediamo un po' rude, crudo come risulta questo format. Ok, prima domanda è andata. Cioè, nemmeno il tempo di dire, ah, ma questo, no, niente, po'. Vabbè, questa è la Ok? di riscaldamento, dai. Ah, riscaldamento, è giusto, eh. Ok, domanda numero 2. Ecco qua. Qual è il cognome di Mike? Mike, quello di Monster & Co. A. Svitoski. B. Waterloo. C. Savage, non lo riesco a pronunciare. Savage di Wazowski. Li puoi ripetere? Sì, allora A. Svitoski, B. Waterloo, C. Savage di Wazowski. Cosa indecisa fra due? Perché Monster, ecco, l'ho visto una volta sola. Provo l'ultima. Quello. Ok, sicura l'accendiamo? Diamo un po' di tocco a chi vuole essere milionario. L'accendi? Sei sicura? Non puoi dire qual è l'ultima? Suo? L'ultima è Suo? Wazowski. Invece la qual era? Allora, la A è Svitoski, B. Waterloo, C. Savage, D. Wazowski. Wazowski. Vabbè, provo la prima, dai, ci ho ripensato. La. Dimmi tu, sei sicura? Accendiamo Ah. la. Ora la D sicuro. È sbagliato. Era la D? Porca Era la D. Wazowski. miseria, ero indecisa. Devo fare un po' il conduttore bastardo, capito? Sei sicura? Va bene? O può darsi che sarò generoso e ti dirò direttamente io la risposta facendotela capire. Dobbiamo vedere un po', non lo so. Ok, andiamo avanti con la terza domanda. Da un saldi, ma andare me lo ricordavo il saldi, vabbè, Esatto, dimmi. Sullivan. Credo pure la bambina dice Wazowski! Ma io non lo vedo da una vita, Monster, ecco, devo fare rewatch. Perché sono quelli un po' più moderni. Se ti ricordi bene, abbiamo fatto pure Indovina chi e c'era pure Mike. Non te lo Sì, però non ricordi? mi ricordo se ho detto il cognome. Ah, mo ho detto il cognome? Sì, io sì, perché faccio sempre riferimento alla Sì. bambina. Wazowski! Puoi dimmelo, scusa. Wazowski! Wazowski. Wazowski! Wazowski, Mi sto ok. ammosciando, hai capito? Wazowski, non devo scrivere. Ok, andiamo con la terza domanda. Vediamo un po' cosa arriva. Terza domanda. Come viene chiamata Aurora delle tre fate? A. Rosalina, B. Rosita, C. Rosa Spina, D. Rosa Spine. Anche se tra la C e la D non c'è molta differenza, Tra la provo C e con la D. Rosa Spina. Rosa Spina. Quindi Singolare, sì. C. Hai indovinato. Vabbè, era facile, capito? Allora. Ma poi chi è questa Aurora delle tre sfate? Qui. Che mi sono pure Una dimenticato. bella addormentata. Ah, ecco, hai ragione. Ecco. Sì. Sì, Malefica. Sì, a posto, a posto. Sì, dovrei anche Ok. farla, tra l'altro. Quarta domanda. Ecco qua, allora. Questa è bella lunga, Devo scrivere. eh. Questa è lunga, quindi presta bene attenzione. Per cosa viene scambiato il piccolo Tarzan dagli elefanti del branco di Tantor, facendoli scappare in preda al panico? A. Batterio. B. Una scimmia senza peli. C.
un giaguaro, D, un piranha. Cosa viene scavato dagli elefanti? Sono indecisa tra due, ma Te la ricordi la puoi scena? Ok, ripetere? Sì, me la ricordo. Puoi ripetere le opzioni un attimo? allora, A, un batterio, B, una scimmia senza peli, C, un giaguaro, D, un piranha. Provo con la D, piranha. Sei sicura? Sì, stavolta sì, non me la fai cambiare. Ah, ho capito. Ok, indovinato. Della scimmia senza pelo, forse mi sembra che ce lo scambiavano le scimmie, non gli elefanti, mi pare, non sono sicura. Sì, mi sembra che all'inizio sì, quando Kira, come si chiama la madre di Tarzan? Cioè la madre ora, la madre adottiva. Nelle battute la chiamano Cheetah, nel No, Cheetah no, Cheetah nome, no? è l'amica, Cheetah, se mi ricordo bene. No, quella è la cosa, aspetta. Ah, ci sta tanto perché l'elefante, poi ci sta Cala! l'amichetto. Cala! Eh? No, un suggerimento in Cala. chat, si chiama Cala. Ok, Cala, chiunque sia, bravo. Cala, dai, sì. Certo, andiamo avanti con le domande. l'amica. Cioè, Certo, l'amica. dico. Certo. E poi io pensavo fosse un maschio, invece è femmina, perché? È vero, pensavo che era un maschio. Invece E no, è io invece femmina. no, fermi. Questo È sì. un trauma che preferivo non avere. Allora, andiamo un po' con la quinta domanda. Ma qui stiamo Un correndo spediti. Cioè, dobbiamo fare più audience, po' più più content, scenografia. Che un devo dire qui? po' Ok, cosa dai. pirotecnica. Domanda numero 5. Quindi io ora qui devo anche un po' recitare. Allora, chi ha detto, mi senti? Chi ha detto la frase "Aiò, hai trovato un amico" nel film di animazione Mulan? A. Chien Po. Guaglio. A. O. O. Waio. O. Yao. Allora, ti ripeto la domanda. Chi ha detto la frase "Oh Yao, hai trovato un amico" nel film di animazione Mulan? A. Cien Po. B. L'imperatore. C. Li Shang. D. Ping. Chi dei quattro ha detto la frase "Hai trovato un amico"? Sì. Oh Yao, hai trovato un amico. Oh Yao, oh Yao dice Oh Yao. proprio. Yao, Yao, hai trovato un amico. Ok, lo dice. Oh, la prima opzione chi era? Allora, A. Cien Po. B. L'imperatore. C. Li Shang. D. Ping. Il terzo, l'ultima opzione chi è? Ah, L'ultimo è Ping. Ping, avevo capito Ling. Perché la vedevo più come una frase da Mushu, però non è tra le opzioni. Una frase da Mushu, ma io ho trovato un amico. Aspetta, ma ti ricorda la scena? Ma che scena è andata a prendere? Aspetta, io ho trovato un amico. Ah, dice o Shang, o Shampoo, oddio, l'imperatore non penso, quindi lo escluderei. Quindi è o... Forse... Ti vorrebbero dare un Provo con indizio la prima. in chat. Ti vuoi giocare la... Vai, no, non era previsto dal regolamento. Però ti lascio la possibilità di chiedere in chat. La possibilità Vai, del proviamo con pubblico, la praticamente chat. Non ho il idea, pubblico però ti ti ho do. messo. Vai, aiuto del pubblico.
Però se te lo giochi ora non te lo puoi più usare. Se no che cazzo? Rispondi in pubblico. Oddio, no, aspetta. Cioè, io ho un'idea. Ho un'opzione in testa. Però non so sicura al 100%, però l'idea c'è. Proviamo col pubblico, dai, mi fido. E poi non lo puoi più usare. Sei alla quinta domanda. Fino a 15 sono altri 10. Dai, aspetta, aspetta a meno, dai, più avanti, ci ho ripensato, faccio da sola. Se Ok. sbaglio, sbaglio. Vado? Vai. Vedi un po' tu. Provo con la prima. Allora, ti ripeto le opzioni. A. La frase mi viene anche ripete. La frase o Yao. Hai Oh, trovato un amico. ok. Quindi il film è Mulan. Le opzioni sono A. Shen Pog. Shen Po. Shen Po. Kien Po. Vabbè, quella roba lì. B. Lui. L'imperatore. C. Li Shang. D. Ping. Provo con la prima, c'è un po'. Chien Po? Dato che c'è anche un pubblico, date la vostra risposta prima che emetto la vera risposta. Lascio anche l'opzione al pubblico di parlare, Vai. capito? Dicono tutti quanti là. Quindi dicono tutti quanti Shenpo. Sicuro è sbagliare, ma quindi ci ricordiamo tutti la stessa cosa da più alla scena, dove lo dicevo. Ma perché è una frase più da maschioni, da non lo Comunque sì, so. avete Cioè. indovinato. Bravo pubblico! Cioè, ma dico io, dico, ma che cazzo. Va bene. Il pubblico posso anche capire che indovina, però tu no. Tu no. Allora. Dovevi stare a zero, già stai a quattro, stai. Ma perché? Dai, su, a parte gli scherzi. Allora, Vai. andiamo con la sesta domanda. La Tu sesta. aspetta, qual era dei tre? Era quello più alto, quello Cempo, più con la barba. Mi devo ricordare se era quello calvo o tu vuoi farmi quello. ricordare questa cosa? No, io sto cercando di ricordare. Ok, dai. Era quello smilzo. Boh, c'è un po'. Vabbè, poi ci penso, dimmi. Allora, questa qui è un po' più, Bastarda. diciamo, esatto. Allora. Siamo nella zona un po' più calda, quindi. Esatto, perché dopo la quinta che erano facili, ora iniziano le medie e poi iniziano le bastarde. Vai. Ok, ti hanno anche risposto, hanno detto era quello grasso, alto e calvo. Grasso, alto e calvo, ok, quello più. Ok, allora. Ok. Grasso. È il pubblico che ti ama, è l'ovvio, sei una bella ragazza. Grazie. Ah, pure I love you, ah, ma a me. No, non me l'aspettavo. Chi è? Ok, dai. Sesta domanda. Nella serie a fumetti Wizard of Mickey, come vengono? Wizard of Mickey, come vengono chiamati i cristalli magici che vi appaiono? A. Dia Magic, B. Magic Crystal, C. Dia Magics con la S finale, D. Cristalli del Caos. Allora, considerando che la cosa di Wizard mi pare d'averlo letto mezza volta Nel e frattempo, forse voi un'altra pubblico volta. potete dare la risposta. Tanto Sara non vede la chat, quindi No, potete io fare non ciò che vedo Twitch, quindi non volete. so. Scrivere pure le. Mandami a quel paese, non lo leggo. No, dicevo che mi sembra che l'ho letto solo mezza volta, sto fatto qua del Wizard. E mi sa che manco era l'avventura completa, perché a volte, sai, mettono la cosa spezzata, no? Sui giornalini che c'è, cioè, continua nel prossimo. Quindi, però questo dettaglio qua mi pare fosse Cristalli del Caos, ma non ne so sicura, quindi
chiedere l'aiuto del pubblico in questo caso. Altrimenti l'aiuto del pubblico è un po' troppo pesante come aiuto, però ti do il mio aiuto. Vai. Puoi anche scegliere il 50 e 50, eh? Ma perché, cioè, siccome non me la ricordo, che l'ho letta mezza volta, ripeto, quindi, cioè, è al buio, insomma, c'è solo un'idea che non so manco se è giusta. Quindi tu vuoi giocare l'aiuto del pubblico? Beh, perché secondo me l'hanno letto, sicuramente più di me. Cioè, fumetti, Penso di Topolino, sì. qualcuno. Quindi... Ok, dai, allora, aiuto del pubblico. Per voi, qual è la risposta esatta? Tutti quanti diranno, ma era facile. Sì, era facile. Io ho detto, c'ho la mia idea, ma potrebbe essere completamente sbagliata e non vorrei averli condizionati. No, perché alla fine non è che hai detto, hai fatto un ragionamento che hai potuto condizionare. Ho un ricordo, magari pure sbagliato, cioè, quindi per quello dico. Tra l'altro non me ne ricordo nemmeno tutte e quattro le opzioni. Loro le vedono, no? Le Sì, quattro sì, sì, opzioni. sì, sì. Quindi... C'è allora, la risposta si cela nelle risposte A e C, cioè Dia Magic e Dia Magix. Il pubblico si divide fra la A e la C? Aspetta, qual era la A e la C? Dia Magic e Dia Magix con la S Cioè, cambia finale. la Ah, plurale esatto, col plurale e singolare. singolare. Tu mi hai detto sono gli elementi, giusto? Come vengono chiamati i cristalli magici che vi appaiono? Guarda, provo con la risposta plurale, perché se mi hai chiesto cristalli... A logica mi viene da dire la risposta plurale. Vabbè, Qual può è la essere plurale anche della C? solamente cristalli perché è come dire umani, però non è perché sto parlando a plurale, sono tanti umani. Ma qual è la risposta di più A o più C viene detto dal pubblico? C'è una No, maggioranza? no, No. non c'è la maggioranza. C'è solamente la cazzimma di chi scrive, quindi. Non lo so, dai, proviamo col plurale. Ma quella qua è la C, mi sembra. Scegli la C, sei sicura? Sì, ma non mi rimetto il dubbio l'altra volta. Però... Sì. È la tua risposta Buona notte. definitiva? L'accendiamo? Sì. Sei sicura? Ok. Allora, la risposta C è sbagliata. La... Esatto. Però proprio fai apposta, eh. Ma io ti ho detto, sei sicura? Tu hai detto, sì. Ma intanto ora è come di testa o croce, se non è croce è testa. Quindi... Vabbè, scusa, può essere anche Vabbè, mi destro o consolo che sinistra. l'avrei. Vabbè, comunque l'avrei sbagliata. Se rispondevo da sola la sbagliavo, quindi mi consolo lo stesso. Andiamo con la settima domanda. Io ero convinta solo sui film. Tu mi hai cacciato il fumetto adesso, che altro mi tiri fuori? Perché devo fare un po' la cazzima, sai com'è? Conduttore Io bastardo. vabbè, vai. Allora, settima domanda. Vabbè, Insomma, mi questi. va già. Dai. Sì, questo sono facili, dai. Dai, è una risposta facile. Quali sono i totem di Kenai e dei suoi fratelli? Allora, A, mammut, aquila e bisonte, B, lupo, alce e coniglio, C, orso, procione e salmone, D, orso, aquila e lupo. Me le puoi ripetere, però ho già l'idea comunque. Ripetimi un Ok, attimo le opzioni. anche la domanda? I Quali sono totem di Kenai e dei fratelli. i totem di Kenai e dei suoi fratelli? A. Mammut, aquila e bisonte. B. Lupo, alce e coniglio. C.
orso, procione e salmone. D, orso, aquila e lupo. L'ultima, la D. Orso, aquila e lupo. Sì. Sei sicura? Sì. Accendiamo. Siamo. Non me la fa scrivere giusta, per favore, cambia. Indovinato. Perché mi ricordavo che, vabbè, Kenai c'ha l'orso, Sitka c'ha l'aquila, il fratello di mezzo non mi ricordavo, c'aveva il lupo, che è Denai. Tu lo sai che queste domande io più o meno le ho prese così? Non so nemmeno di cosa stiamo No, perché... parlando. Ah, non l'hai visto la cosa No, dell'orso? Vabbè, io ho preso domande bravissimo. così giusto per fare un po' l'infame, un po' così. Hai avuto anche un complimento dal pubblico. Bravo, bravo! Io? Sì. Grazie. Allora, domanda numero Vai. otto. Qual è il significato dei nomi di Scar e Mufasa? A. Carogna e principe. B. Re e assassino. C. Re e cicatrice. D. Cicatrice e guardiano. Ma questo devo andare a ricacciarlo, sta domanda. Dove l'hai presa sta domanda? Manco sapevo che c'era un significato. Oddio. Cioè, a me un paio di opzioni mi vengono in mente, però. Si può avere un suggerimento, oppure un 50 e 50, che ne so. 50 e 50. Possiamo fare 50 e 50 perché altrimenti qui giochiamo col pubblico, non giochiamo io e te. Vuoi 50 e Sì, forse 50? un 50, dai. Ok, allora ti scarto la A e la D. Quindi ti Ok, lascio quindi la ti è B rimasto. e C, e cioè Vai. re assassino e re cicatrice. Provo con re cicatrice. Comunque lui c'ha la E la C è la risposta esatta. Perché? Perché? stavo Vabbè. pensando subito al fatto della crisi. Era di Mufasa che avevo un po' il dubbio. Vabbè, io ti ho lasciato re perché giusto per dare più significato alla cosa. Però è una botta di culo. Ok. Ho Allora, imparato una cosa, vedi? andiamo con la numero 9. In che anno è uscito Tarzan? A. 1999, B. 1990, C. 92, D. 98. Mi puoi ridire un attimo gli anni? Sì, allora, 99, allora, 99, 90, 92, 98. Allora escluderei 98 e 99, che mi sembra più vecchio Tarzan. Ora sono indecisa fra 90 e 92. Perché allora, se non vado errata, nel 92 uscì La Bella e la Bestia, mi sembra, perché il mio anno non uscì nessun film Disney, perché lo dicemmo l'altra volta. L'altra volta quando? Quindi giocammo E a indovina chi? indovina chi sono. Sì, che poi il mio anno, che è il 93, non uscì nessun film Disney. È nata Sara, basta, è finito. È finito Quindi l'anno. Qual è nata? Marzo, basta, è finito il 93 a marzo. Chiudiamo il libro, 94. meno che non mi sto sbagliando e Tarzan sia più recente, ma non credo che Tarzan sia del 98 e 99, credo sia più vecchio. Non vorrei dire una cavolata, però lo associo a una data un po' più. Nel 92 era già uscito un film Disney, quindi è Quale? Disney che fa più. Mi sembra che era La Bella e la Bestia, se non vado errato.
nell'89 uscì la Sirenetta, quindi Colei che fece crollare la Disney. sto andando con gloria, No, almeno perché io non sono 93 andato. nessun film. Poi è morta Disney. Ci sono andata io, quindi giustamente si tratta. Allora, almeno io non sia più recente. Ma poi se c'è l'età di mio fratello, Tarzan. Secondo me è più vecchio. Quanto era recente Tarzan? Dai, provo con. Allora, sbaglierò sicuro. Però. Se c'era Dimitri la indovinavo. Dimitri sicuro, Visto ma se no l'altra ci vuole un indizio. volta. Ci vuole un indizio perché non vorrei che mi sto sbagliando, magari è più recente. Io l'associo più agli anni, cioè inizio 90 più che fine. Vuoi troppi indizi? Ti ho dato già quello del pubblico prima, ti ho dato i 50 e 50. Ti devo dare la telefonata a casa. Chiama qualcuno. Guarda, io so che nel 92 è uscito un film che dovrebbe essere Bella e la Bestia, quello sono sicura. Mo' è da Capitarzan, in quale degli altri 3 anni è uscito? Se 98, 99 o 90? Però, se non vado errata, la Sirenetta uscì nell'89 in America, mi Perché la sembra, nel Sirenetta è prima del 90 90. in Italia. È dell'89-90, se non No, perché io vado da piccolo c'avevo la videocassetta, quindi pensavo che era recente. errata. 89-90 dovrebbe essere, perché 89 mi sembra uscì in America, forse 90 in Italia, mo che ci penso. Quindi Tarzan potrebbe essere 98-99. Dai, proviamo. 98, dai, voglio puntare su. Proviamo col 98. 98? 98. Sei sicura? No, però, o Laura. 99. 98, 99. Tanto qua, uno o l'altro. Vuoi sapere? 98, dai, proviamo col 98, magari porta bene. Sicura? Accendiamo, sei praticamente sicuro proprio. Sicura non sono, Ok. però dopo che la cambio sbaglio. Siamo con 98. Vabbè, non te lo dico più se sei sicura. Hai scelto il 98 e hai sbagliato. Cos'era? 99. Porco, lo sapevo. Una delle È l'ultimo due. film della Prima Disney del XX del secolo. 2000. Ma tanto t'ho detto perché nel 92 era uscito Bella Bestia. 98 cos'era uscito? Non lo so, cosa è uscito nel 98? Re Leone? Toy Story. Le storie. Che 90 che è anche uscito? se non è Disney, è della Pixar, ma comunque è associato alla Disney. E nel 90 che è uscito, scusa. 90. Ariel. Cioè la Sirenetta. Vedi, 89-90, 89 in America e 90 in Italia, ricordavo bene. Il Re Leone del 94. Ah, 84, l'anno dopo di me. Vedi, il Leone è nata Sara l'anno prima, l'anno dopo è il Leone. Allora, andiamo con la decima domanda. Vai. Dopo essere stato degradato, che ruolo aveva Mushu nel tempio degli antenati a inizio film? Suonatore di liuto, spazzino, suonatore di gong, nessuno. Vuoi ripetere le opzioni? Suonatore di liuto, spazzino, suonatore di gong, nessuno. Allora, io se non mi ricordo male, c'è cioè in mente la scena di lui che suona il gong per risvegliare gli antenati. Quindi io direi suonatore di gong. Che Sicuro? mi Sicuro, sicuro, dai la sicuro? sì, dai. Andiamo con la C, suonatore di gong? E la risposta è no, è giusto. Come hai fatto a ricordartelo? Cioè,
È che c'ho l'accento È inglese. tipo solamente 30 secondi. È perché mi ricordo sti antenati che fuoriescono da ste statue con lui che batte sta E cosa. appunto, Diciamo, escono, c'è la situazione. scena, finito. Finito, esatto. 30 secondi, cioè un minuto, quant'è? Non l'ho contato. Ok, dai. Comunque se lo sapevi, mi mettevi la domanda sugli anni, me lo sentivo, guarda. Tanto che andava a capire che film Disney mi chiedeva. La prossima volta ti metto tipo fantasia, quando è uscito? Allora, fantasia proprio. Voglio. Aspettando se mi ricordo il nome del Ti cattivo dico, della allora ti stanotte. dirò Chernabog, quando è che appare sugli schermi? Appare in fantasia, penso su una, forse la, le prime puntate, forse la quinta, non so, all'inizio mi dicesti che tu appare tra le Cosa? Chernabog? È È un cattivo fantasia. No, principale, i no? primi Compare film, pure. mi sembra che Biancaneve poi il primo film effettivo della Disney. Mi pare. Non lo so. Chernabog è Dovrebbe 40. esserci 40. Dipende da Biancaneve, quant'è? 37 Biancaneve E allora, dovrebbe ti ho esserci. detto, è uscito prima Biancaneve. Non Biancaneve. La fantasia è così vecchio, eh? Pensavo più. Pensa che quelli là che danzano, i folletti, i maligni, eccetera, eccetera, sono persone reali. Ok. Allora, andiamo un po' con la undicesima domanda. Già l'11 siamo. Arrivano quelle difficili, te Sì, lo assolutamente sì. Infatti non lo so nemmeno pronunciare io le risposte. Allora, Andiamo bene. mi sforzo un po'. Allora, Vai. qual è il vero nome di Flynn Rider? Ok. Allora, forse Doppiamo. se la sai dimmelo direttamente, non mi fare uccidere né parlare. Io lo so, però devo pronunciarla bene. Allora, A. Herbert Fitzpatrick. C. Eugene Fitzherbert. C. Robert Draco Jr. D. Eugene Fitzlight. La B, Eugene Fitzherbert. Sicura? Ti ci giochi l'orologio? Orologio, mi ci gioco. L'orologio che hai della Disney, te lo giochi su questa domanda? Ok. Se ti dico che hai sbagliato? Non ci credo. Perché? È perché me lo ricordo che fa Eugene Fitzherbert. Eugene è il nome sicuro, e tra le opzioni c'era solo quella con Eugene. C'è A parte anche. Flynn, a C'è. parte quell'altro, Allora, vabbè, Herbert Flynn. e Roberto. Ok, la A e la C la accantoniamo. Ok, nel ragionamento. La B è quella lì che tu hai dato, Eugene Fitzbert. E la D è Eugene Fitzlight. Comunque c'è una Eugene. Ma Fitzlight no, non mi dice niente, io mi ricordo sto Fitzbert. La risposta è esatta. Visto, volevi. L'orologio me lo prendo. Alla facciaccia tua. Tanto non ti andava bene. Ok, domanda numero 12. Qui sbagli. Sicuro? Ma sicuro? Sicuro, sbagli, sicuro. Allora, nella saga di Kingdom Hearts, come si chiama il progetto con cui Vexen ha creato Ixion? Hai scelto tu il tema Disney? Aspetta, ripeti la domanda. Nella saga di Kingdom Hearts, come si chiama il progetto con cui Vexen ha creato Ixion? A. Progetto Replica. B. Progetto
progetto d'imitazione. C, progetto marionetta. Mi sei un attimo scomparsa. Qua. Ok. Allora, ti ripeto di nuovo le opzioni. A, progetto replica. B, progetto di imitazione. C, progetto marionetta. D, progetto clonazione. Sono tutti La progetti. domanda qual era? Ti do questo suggerimento. È un progetto. Qual Allora, era la domanda? la domanda è, nella saga di Kingdom Hearts, come si chiama il progetto con cui Vexen ha creato Ixion? Non so manco Osh. chi sono. Vabbè, Lo so, dimmi. perciò ti ho detto, non te lo giocare il pubblico, conservatelo. No, 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 e te la sei giocata su Wazowski, che era quello? Non la sapevo. Non la sapevo, anche quella. Posso fare una telefonata? Chiama qualcuno in casa, cioè, scusa, Matteo. Ma te non lo sa Kingdom Hearts, però saprei chi chiamare. Ma dai, a chiamare a quest'ora la gente, dai. La risposta. Cocuixion, crea mai detto? Il progetto con cui Vexen ha creato Ixion. E ripetimi le opzioni. Ti sto odiando. Allora, è sempre progetto, ok? Allora, replica, imitazione, marionetta, clonazione. Replica, imitazione, marionetta, clonazione. Replica. Ma io non c'è qualche aiuto? Un suggerimento tuo, qualcosa? Mi sono giocato tutti gli aiuti, non c'è niente proprio? C'è più niente. Sono Sai, c'è. tre gli aiuti Lo soltanto. so, chiama qualcuno in casa e sei a posto. Ma non la sanno Kingdom E che Hearts. vuoi? Hai ragione ignorante, non è colpa mia. Chiamare la rubrica. Porca miseria, se c'avevo qualcuno qua vicino a me avrebbe saputo. Chiama Cricchi, che ti devo dire? Ma perché Kingdom Pure! Vabbè, ma che... Hearts? No, c'avevo bisogno di un'altra persona. Allora, marionetta, clonazione, imitazione. E la quarta qual era? Allora, replica, imitazione, marionetta, clonazione. Che erano i due soggetti? Mi crea chi? Vex, con quale progetto Vexen ha creato Ixion? Ma si possono sapere chi è meno Xion e quell'altro? No, Ixion almeno che sarebbe la ragazza robot, quella che sembra Xion è un la ragazza che maschio, quello con i è un capelli maschio? neri. Esatto, che sembra un maschio, però è una ragazza. E invece il creatore, come si chiama? Come? Vexen. Vexen. E che cos'è? Un uomo? Un ragazzo? Penso di sì, spero. Non so chi è. Allora, Ti do la secondo possibilità del pubblico, dai. te. Eh sì, raga, io Kingdom Hearts proprio. Allora, Marionetta, non vorrei aiutate deluderlo, ma. voi la povera Sara ad indovinare questa risposta, questa domanda. Aiutatemi, grazie, Kingdom Hearts. Mi serviva terra là, Kevin. Pure, bravo, Kingdom Hearts. Cosa ne No, quella è solo Kingdom Hearts. sa? Appunto. C'era lui. Ok, è la risposta. Però non è proprio la risposta, è sempre tra la A e la C. Quindi scegli tu. C'è solo una risposta. Esatto, qui c'è Ah, A e risposta. C. Ma sono due risposte diverse o una No, persona che ha no, no, detto che devi ha scegliere oggi? tu quale vuoi tra la A e la C. Ti dico, ma il pubblico, c'è una persona che ha detto che o è A o è C? Esatto.
Praticamente te ha E fatto i 50 e i qual 50. è l'opzione A e qual è l'opzione C? La A è replica e la C è marionetto. Provo con marionetta. La tua risposta definitiva? Sì. Non è che vuoi prenderti del tempo, tipo che ti stai un paio Era di fiero un giorni, po' un corno. paio di giorni qui, cioè nel frattempo ti chiudiamo in una stanza scura che tu non puoi avere a che fare con internet, con qualcuno che ti può suggerire per H24, così domani quando ci colleghiamo stiamo di nuovo su questa domanda. Oh mio Dio, mi sembra più un sequestro di persona, però va bene. Proviamo, tanto non male che va, l'avrei sbagliata lo stesso. Magari ci Quindi azzecco. Sì. scegli replica o marionetta? Marionetta. Marionetta? E la risposta è sbagliata. La replica. Ma perché quando mi fai scegliere fra due la sbaglio sempre? È perché non hai culo. Vedi. Sì, magari fisicamente ce l'hai, ma non a botta di fortuna. Non è il gioco. Devo fare una pittura di lingua matta. Allora, Sì, mi devo segnare. andiamo con la domanda numero 13. È Vai. quella che porta sfiga, il 13. Oh! Non è che questo può far bene. Non credo. Non credo. Più bastata di questa, Sì, sta a vedere. ancora più bastarda, è ovvio. Mi sono un po' accanito nelle 5 domande, nelle 5 finali. Allora, nella serie a fumetti Wizard of Mickey, che titolo possiede? Eh sì, perché nessuno mi risponderà. Nella serie a fumetti Wizard of Mickey, che titolo possiede il Drago Ormen? No, no. Io Vuoi sono, hai detto le risposte. Ti già rinunciare oppure ti devo fare le opzioni? può fare lo switch, cambio di domanda. Già l'aveva messa come opzione, fai lo switch e cambio la domanda. Eh no, io sono rimasto alla versione con le lire. Ah, proprio modello Allora, antiquato, quindi. ti do le Drago. opzioni così Ma come magari ti riesci. sapevi Non ho capito. le risposte? Ma io non ti sapevo gli elementi, no? Ti posso sapere il drago adesso? Può darsi pure di sì. Allora. Hai la cosiddetta botta di culo che ti fa vincere il Allora, sono migliore. benissimo. Allora, ti do le opzioni. A, Wow. il venerabile. B, l'anziano. C, l'illustre. D, il custode. Come si chiama il drago? Ormen. Ormen il, abbiamo detto Ormen il Ormen il venerabile, Ormen le altre opzioni. Allora, il venerabile, l'anziano, l'illustre, il custode. Io andrei sulla B o sulla C, così a sentimento proprio. Se non c'ho aiuti di zero proprio. Dove vai? B Ormen o C? il venerabile, Che forse cos'è che no. suona meglio? Quello sto cercando di capire. Però tu non devi, ti L'anziano. do un suggerimento giusto per non sentirtelo come suono tuo, cioè della tua età. Sentilo con il suono bambino. Dei tempi, eh? Esatto. Come Il suono come suona? per questo è un fumetto per bambini, giusto? Quindi se tu ragioni ora che c'hai 30 anni, non puoi arrivare alla risposta giusta. Quindi devi pensare un po' come un bambino dica, ah, l'anziano? Cioè, capito?
Dimmi un po' le opzioni. Allora, ti ripeto le opzioni: il venerabile, l'anziano, l'illustre, il custode. Allora proviamo col venerabile. Può essere pure che ho detto l'anziano prima per deviare l'attenzione. Ed è proprio l'anziano, non lo so. Senti, ma che cosa hai fatto, Drago? Quanto è vecchio? Si può sapere almeno mi A barba. alla barba. Quindi potrebbe essere il venerabile perché è vecchio, l'anziano perché è vecchio, l'illustre anche perché è vecchio, solamente il custode. Cioè, anche il custode perché è vecchio. Il custode non è anche per giovani, il custode. Forme nel custode, no, però boh, le scuderei cosa È sono. bellissimo darti confusione. Mi stai mettendo una confusione in testa. Lo Allora, so. forme Qui ci sono in nel gioco i custode. soldi. I classici. I soldi che non Ma c'ha qualche esistono ci ruolo? sono. Ma c'ha qualche ruolo sto drago? Si muove qualche notizia in più? No, no. E se ti do le notizie, praticamente ti do il nome. Il nome ce l'ho, è il soprannome. Ormen. Io avrei detto il saggio, però non c'è tra le opzioni, quindi cioè. Ormen, l'anziano Ormen, no, non mi suona. Ormen il venerabile potrebbe essere, Ormen il custode. E la terza qual era? Allora, Ormen il. venerabile, anziano, illustre, custode. Direi venerabile, dai, proviamo. Sicura? Non sei sicura, però vabbè, comunque te lo devo dire. Sicura? Dai, o quello al massimo, l'illustre potrebbe essere. Cioè, è da capire se è col nome completo, oppure tipo, che ne so, è Ormen detto l'illustre, oppure tipo l'illustre Ormen, cioè, perché c'è differenza nel senso. Quando tu parli del drago Fammi capire un dici, po' come viaggia la tua fantasia. quando tu dici, ecco a voi il venerabile Ormen, oppure Ormen detto il venerabile. Ah, dici tu Cioè, se il titolo viene prima oppure viene dopo. cioè, se è in accompagnamento al nome, oppure è un sostitutivo del nome. Non capisco. Nel senso. Non so se mi sono spiegata, un Sì, po' sì, sì, sì. come L'anziano saggio. Gandalf, tipo Gandalf, il grigio, Gandalf, cioè. Ok. E secondo te? Giochiamo il venerabile? Poi ridimmi un po' la domanda, perché a volte la risposta è Ok. nella domanda. Nella serie a fumetti Wizard of Mickey, che titolo possiede Drago Ormen, il venerabile, Titolo. l'anziano? Quindi è un titolo. Sì. Quindi è un titolo. Allora, se è un titolo alla venerabile, non è proprio un titolo. Titolo. Vabbè, sì, Qual è l'anziano? in certo senso sì, è anche un titolo, perché tipo l'anziano saggio, per esempio, è un titolo, l'anziano. Venerabile è più un aggettivo, non è un titolo. Se pensi a un titolo è tipo re, principe. Già custode, non so se è proprio un titolo. Anche l'illustre è un po' l'aggettivo, più che un titolo. Oddio, mi hai messo ancora più confuso. È un titolo. Tu dai un titolo a una persona, allora lui è Erano più Ormen. belle le domande iniziali, vero? Wazowski. Avrei detto il saggio, perché non me l'hai messa come opzione? Perché il saggio è. Perché così? Il Sala. Ormen l'anziano, non mi suona però. Ormen il custode, Ormen l'illustre. Ormen venerabile. Il pubblico ha un'idea? Sto scrivendo. Non la sa nessuno, tipo. Qualcuno sì.
però non te lo posso dire. Ma sono idee discordanti, ho tutti la stessa idea. No, tutti diciamo d'accordo. Illustre l'anziano Veneto. Anziano Orme. Boh, che titolo si dà a un drago? Quindi... tu che titolo daresti a un drago? In One Piece esiste il venerabile Ryuken. Quindi faccio anche venerabile è un titolo. In One Potrebbe essere Piece. anche In Dragon Ball One Piece. l'anziano saggio, quello di Namek. Comunque l'anziano è un titolo. Il custode delle chiavi in Matrix è un titolo. L'illustre non te lo so associare, ti dico la verità. Quindi sono tutti i titoli. Tutti i titoli, bene. Allora, secondo il tuo ragionamento, avranno preso spunto, non lo so. Vabbè, proviamo a escludere l'illustre, che effettivamente non mi suonava. L'illustre orme, no, non mi Mi dice sembra niente. l'illustre L'anziano Gandalf, era l'illustre Gandalf. Mi orme? No, sembra. era Gandalf il grigio. No, era il titolo. L'illustre. Chi cazzo era Ma perché un l'illustre? drago dovrebbe essere illustre? Cioè, Illustre perché un comunque drago. si parla di sapienza. Ecco perché Sì, però l'illustre. c'è cioè, un drago. O lo mette a custodire qualcosa. Quindi Nel frattempo, chi potrebbe sta essere. seguendo può lasciare la sua risposta in chat. Certo. Io non lo posso aprire Twitch, vero? No. Cioè, proprio le mani devono stare No, così. con una sto tenendo il telefono, non sto facendo niente di male. Allora, vediamo. Proviamo il venerabile, non lo so, la prima idea che ci avevo. Anche in chat dicono la A, cioè il venerabile, ed è la risposta esatta. No, Vai. perché l'hai Prendi detto come all'inizio. ragionamento. L'hai detto all'inizio, ho detto no, la devo deviare, No, non esiste. non lo so perché. Oddio, sì. Non è vero, perché Talza non era quella giusta. Vabbè. Ok, Ok. hai indovinato la tredicesima, vediamo un po' la quattordicesima. La tredicesima ce l'abbiamo. Sono Allora, Stronza. nel film La ricerca di Nemo, come si chiama il grande squalo bianco incontrato da Marlin e Dory? A. Randa, B. Scorza, C. Fiocco, D. Bruto. Ripetimi un po' le Per opzioni. chi sta seguendo in chat, ovviamente lasciate la vostra risposta. Il quale bianco incontrano. Allora, nel film alla ricerca di Nemo, come si chiama il grande squalo bianco incontrato da Marlin e Dory? A. Randa, B. Scorza, C. Fiocco, D. Bruto. Quindi abbiamo detto panda è Randa, un'opzione, poi c'è panda, Randa, panda, Randa. È come panda a panda, al posto della P ci metti la R di Roma. randa, ok, randa, ma gli altri chi erano? Allora, Randa, Fiocco, Bruto, Scorza. Brutto score. Se non vado errato dovrebbe essere bruto. Bruto. Non dovrebbe essere come ragionamento, non è che ti voglio deviare, no. Come ragionamento, non dovrebbe essere Fiocco. Essendo un film per bambini. La ricerca di Nemo, pesciolini, questo e quell'altro. Non deve essere tipo fiocco di neve. Quindi lo squalo bianco, fiocco di neve. Oppure Ma scorza ripetimi. perché. Allora, Forza, mi pare che era il pesce. Randa, scorza, fiocco, bruto.
Allora, In chat già hanno aspetta indovinato. un attimo. Ma mi pare che Fiocco forse era un altro degli squali, perché non era uno, c'erano anche gli altri squaletti. Ok, Cioè, probabilmente il capo Bruto mi di sembra che Fiocco, eh. avesse... il capo è appunto Fiocco, forse era... Allora, Randa mi sembra che era o Fiocco... L'amo mi sfugge il nome del pesce, quello bianco e nero, che fa amicizia Nemo. Ragiona sui nomi. E secondo te qual è più accostabile Oh. ad un squalo bianco? Può darsi pure Io quella se che hai sto detto ricordo. prima va bene, eh? Può darsi. Guarda, io se sto ricordo di. Cioè, Fiocco mi dice qualcosa, ma io c'ho sto ricordo di Bruto. Magari sbaglio, però c'ho sto ricordo. Non vedo da un secolo Nemo. Però c'ho sto ricordo con Bruto. Cassettino della memoria. Quindi dai la tua risposta a Bruto? Bruto. In chat hanno pure risposto. Ed è giusto. Vedi il cassettino? Arriviamo all'ultima domanda. Allora. Perché mi sono scelti dei nomi così da... non lo so. Allora, Paura. come si chiama lo scienziato che ha creato Stitch del film Milo e Stitch? A. Jomba Kiba. B. Jomba Jokiba. C. Leroy Jokiba. D. Gantu. Cioè, mai beccato uno dei pochi film Disney che non ho visto. Qui c'è. Dillo che l'hai fatto. Qua mi serviva Cricchi, la posso chiamare Cricchi? A quest'ora sì, se non hai un infarto nel vedere il tuo numero, va bene. Mi manda a quel paese. Veramente posso chiamare Cricchi? Mi serviva Cricchi, lei lo Stitch l'ha visto, cioè lei Stitch gli piace, lei l'ha visto. Ma un aiuto non si può avere? Del Altro, conduttore magari? altro. Cioè, praticamente ti stanno. Te li stanno dando tutti quanti quelli in chat e io. Vabbè, io non proprio, però vabbè. Chi è io? No, ho detto io, ti sto pure aiutando. Tu mi stai Ah, aiutando? sì. E Mettendoti come? vari pulci nell'orecchio. Vai con le pulci. Allora, ti do io il mio Io mi indizio, dai. devo appuntare perché già mi sono scordata. Allora, ti voglio scartare un'opzione, ok? Allora, te le ripeto di nuovo tutte quante le opzioni. A. Jomba Kiba. B. Bomba ti vai. Jomba Kiba. Due nomi. Jomba Kiba. B. Bomba, capito? Bomba. B. Jomba Jokiba. C. Con Giombo? Ti sto Tomba? odiando, porca. Seconda? Porca. Ti ho detto che era difficile. Allora. Devo scrivere. Meglio. Per favore, scrivetela. Giomba? Allora, sai come si scrive Jomba? No. Con la J-O-O-M-B-A. Jomba. Esatto. O M B M-B-A. A. Due Ok. O, Poi te lo faccio M-B-A. leggere. Allora, Jomba, Chi basta? Kiba staccato, Kiba con la K. Ibia, ok. Esatto. Poi B. Jomba, come scritto prima. Sì. Poi Jokiba. Giochi va scritto come?
J O O Kiba. C Leroy Jokiba. Leroy, che sarebbe Oi, Leroy. D Gantu. D, la risposta D Gantu. Tanto, PNTU. Genova, Ancona, Novara, Torino, Udine. Gantu. Allora, È un e nome ti dello do. scienziato che ha creato Stitch. Esatto, come si chiama lo scienziato che ha creato Stitch del film Lilo e Stitch? Allora, Stitch, me lo fa notare. Non si legge un cavolo, però va bene così. E ti scarto Vabbè. la. Non leggo, è inutile, non facciamo queste cose. Non leggo, basta. E ti scarto una risposta, ok? Ti scarto Leroy, cioè la C. Quindi devo scegliere tra le altre tra B e D. A, B, D, esatto. Sbaglio sicuro. Allora, sono indecisa fra la B e la D. Ovviamente qui, Perché? ovviamente in chat potete dare la Sicuro vostra opinione. la sanno. Allora, perché considerando che Lilo e Loro sì Stitch la sono due sanno nomi perché semplici. hanno internet a disposizione, quindi anche se non vanno a memoria, vanno alla memoria universale di Google, quindi. Allora, qua è da capire se. Allora, io non so il nome della. Si può sapere il nome della sorella di Lilo, come si chiama? Perché questa cattiveria verso di me? Come si chiama la sorella di Lilo? C'è una sorella maggiore, mi Eh ricordo, sì, però quella non so lì, il sì, nome. che lo vuole col surfista. Non mi No, ricordo. perché poi ti spiego perché te l'ho Non chiesto. mi ricordo. Perché allora io. Sicuramente quelli in chat lo sapranno. Sicuro, sicuro. Vabbè, la possono dire sta cosa, come si Nani, chiama la sorella? Nani, Nani. Nani? Vani. Perché allora il discorso è questo: Lilo, Stitch, Vani sono nomi semplici, obiettivamente, cioè nomi molto pronunciabili. Quindi è da capire se per uno scienziato hanno usato un nome semplice, come può essere Gantu, che è un nome molto semplice, quindi restando nella semplicità dei nomi, oppure se essendo uno scienziato hanno optato per un qualcosa di più d'effetto, quindi un nome un po' più. Oppure, essendo che è Sistemato. ambientato ai Caraibi, dove è ambientato? Su un'isola Non lo so. caraibica, se mi ricordo bene, le Hawaii, quelle roba là. Magari hanno usato un nome un po' più Mumba Bumba. Potrebbe anche essere. Quindi Leroy che ho scartato non può essere perché Leroy è più francese, quindi non va bene. E quindi o è una cosa semplice come Gantu, oppure tra le altre due, quello Jomba Kiba. Bravo. Però io tra l'A e la B andrei più sulla B perché il fatto che Jokiba, ok, fosse presente pure sulla C come risposta mi fa pensare. Cioè, secondo me, cioè, Gantu è semplice come nome obiettivamente vero, però se vale il discorso caraibico che potrebbe essere. Faccio la O è domanda Giomba? a quelli che ci stanno seguendo. Chi è Gantu? Così mi rispondono in chat. Sicuro è un amico di Stitch, sicuro al 100%. Non ho visto Stitch, non la so. Potrebbe pure essere che magari hanno dato allo scienziato il nome, come dici tu, Bumba Bumba, e Gantu magari un altro personaggio. Io mi ricordo Angel, ci sta, e Stitch, mi sembra quella rosa. Poi si chiama Angel, Angel e Stitch, vabbè.
Quindi nomi semplici potrebbe essere, per lo scienziato hanno scelto il nome, ok, beh, sicuro è Giomba, mo è Giomba Chipa o Giomba Giochipa? Quindi Gantul è escluso. Per ora sì, magari potrebbe essere un altro personaggio, magari che l'hanno messo là. Giomba Kipa, Giomba Giochipa. Provo con... Se non ci aiuti, provo con la B. La A è Jomba Kiba, invece la B è Jomba Jokiba. Giomba Giochipa. Quindi la B. Opti per la B. Opto per la B. Sei sicura? È la domanda Non la finale? so. Giombacio, boh, mi fa pensare. Sì, dai, proviamo con la B. E la risposta è esatta. Ahi, l'ho presa! Non voglio sapere chi è Gantu, però. Gantu è il capitano della sicurezza inizio film. Ah, proprio, c'è un personaggio che appare un attimo, quindi ok. Chi è invece l'alieno Bene. alto 4 metri che vuole catturare Lo Stitch? chiedi a me? Vabbè, chiedo a te, chiedo un po' a tutti. L'alieno alto 4 metri. Io non la so. Ok, allora, Lo saluto. torniamo. Abbiamo finito le domande, abbiamo fatto 15 domande. E la meravigliosa Saretta indovinato la bellezza di 11 domande. Non mi ricordo quello sbagliato. E ci sono gli applausi. Grazie. Vabbè, giusto per darti soddisfazione, rimetto di nuovo gli applausi. Bellissimo. Grazie. Allora, Allora, hai fatto 11 ascoltami. domande, cioè 11 risposte esatte. Dovevo alzare più Cui la l'asticella, dai. sfida? Ammazzare il livello, sì. Dovevo mettere tipo, come si chiama il sassolino uscito nella sequenza numero... Eh sì, quello dovevo fare. Zero ti devo Il far sassolino. portare, zero. Ok, Non mi siamo... aspettavo il finocchio e chi indomazzo, là mai mi stavi fregando. Infatti mi hai fregato. Qual era la domanda in Kingdom Hearts? Già mi sono dimenticato, i cristalli. La marionetta, la replica, la robot, come si Ah chiamava? sì, progetto marionetta. No, era progetto No, non marionetta. è la No, era progetto replica. 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 Replica, Xione, non mi ricordo chi creava. Vex che crea Xion col progetto replica. Vex crea Xion, sto prendendo appunti, con progetto replica, Cioè, Tarzan, sto facendo anche Ed. lezione, io, oh mio Dio. Abbiamo detto Allora, Tarzan è del 99 e poi c'era ste, qual è l'altro? Tarzan è del Quel... 99. E poi altre due non mi ricordo. Ah, Mike, come fai di cognome? Me lo devo segnare? Wazowski. Come lo dico? Me lo devi dettare però. Wazowski. Come si scrive? Si scrive WAZOWSKI. WAZOWSKI. WSKI. E io mi ero confusa Wazowski! con Wazo qualcos'altro, mi ero confusa. Mi avevi detto, fammi vedere un attimo che mi sembra, Svitoski. E Anche la quarta qual era Svitoski. questa? Dimmelo, non ti mi hai Allora, hai fregato, sbagliato, qual la era? numero 2 Mike, poi la numero
6, che Mezzo. sarebbe 1, No, gli elementi. 5 e 6, cristalli magici. Perché Dimmi. hai optato per il plurale. Ma Quindi, qual era la domanda? Gli la elementi, domanda scusami. era, nella serie a fumetti Wizard of Mickey, come vengono chiamati i cristalli magici che vi appaiono? C'era l'opzione Dia Magic e Dia Magics. Tu hai Come si scelto il scrive? plurale. Dia Come si Magic. scrive? Dia. I cristalli magici che appaiono. Dia Magic. Scritto tutto attaccato. Esatto. Beh, questa era la 6. Tarzan, che numero era? Vedete Un momento che già non me lo ricordo più. Allora, 6, qua. 7, 8 e 9. 9 che è sbagliato era Tarzan, 99. Il film in che anno è uscito Tarzan? 99. Invece il Xion, che domanda era? La 12, Ixion era la Progetto Replica. Dove sei? 9, 12, ok. Preso appunti, eh? Poi se te le rifaccio la prossima volta mi sbaglierai di nuovo. Sicuro. No, va bene, Sicuro, studierò. sicuro. Ok, dai. Mi Siamo devo segnare tra arrivati. era Oberon Che hai detto? incommutabile. Segno pure questo. Ah, è giusto. Ok. No, è bello. Rispondo un attimo a uno in chat. No, il bello è che tu rimani nascosto come suggeritore ufficiale del canale. Che ha detto: si può dire chi sono? Xehanort, secondo te chi può essere? Noart. Sì, ma chi si nasconde dietro il profilo di Xehanort? Non lo so. Il buon vecchio? Dimitri? No. Ci hai parlato prima. Esatto. Terra. Il Io. buon vecchio Kevin. Ah. Ok, dai. Saluto. Ciao. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito e hanno partecipato attivamente alle domande e risposte. Ringrazio soprattutto Sara che comunque con la sua allegria mi ha arricchito questo video, oltre alla sua meravigliosa bellezza, che Grazie. all'inizio tipo Sara, vogliamo iniziare? Sì, io arrivo, mezz'ora e ancora deve arrivare. Praticamente mi ha trattato come un fidanzato qualsiasi che aspetta 2 ore giù al palazzo in auto, a freddo, al gelo. Oh, così, oh, freddo, freddo. Ma non dovevamo andare a ballare? No, dovevo morire di freddo. Oh. Ma andiamo verso le belle giornate, su non fa così freddo. Vabbè, ma non è una scusa a farmi aspettare, Cassio. Ma di Fenuart questo Ringrazio nuovamente tutti. Ricordo che chi volesse seguire l'attività può trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, Discord, di tutto e di più. Ricordiamo un po' Saretta, i suoi contatti che sono. Ricordiamo soprattutto che Sara è una meravigliosa cosplayer. Meravigliosa quando Nami, Yuvia e non mi ricordo più che cosa fai. Ti lascio a Vabbè, te illustrarti. Nami di One Piece, Giovia, Lucy, Kana di Fairy Tail, ho fatto Momo e Ochako di My Hero Academia. Sì, tra i miei, diciamo, principali ci sono questi. Poi ho fatto anche, per esempio, in tema Disney ho fatto Ariel, Misty dei Pokémon. Sì, diciamo principalmente questi. Sono No, non ti abbastanza. vedi come una meravigliosa cosplayer? Oh, meravigliosa!
parolone, però diciamo che ci metto il mio, mi ci metto tutto l'impegno che posso, insomma, quello che faccio. Ok, dai, Era passato. siamo arrivati alla fine, ringrazio nuovamente tutti, alla prossima! Grazie, sfide. Shoryuken!